È partito ieri il nuovo piano di viabilità voluto dal sindaco Mennella con il ripristino del doppio senso, lei che ne pensa? Diciamo che per il momento è ancora presto, dovrebbero ripristinare la strada dove è successo quel brutto episodio che è il fatto del palazzo, però sembra che... Si riferisce a Corso Umberto? Sì, sembra che si vada un po' meglio, si è ritornato come una volta, come un 10-12 anni fa. In questo modo il traffico fluisce meglio e quindi... Per me è stata una cosa utile che bisognava farla anche prima. Ho sentito alcune persone che hanno avanzato anche altre proposte per migliorare la circolazione. Tipo? E non so, anche qui il tratto di via Purgatorio è stato messo uno stop e quindi non so, per anche il deflusso dei mezzi pubblici di trasporto, non so, per favorire anche la circolazione dei mezzi pubblici, quelle persone che non hanno dei propri autoveicoli, magari in alcune zone sono un po' svantaggiate perché non sono servite dal trasporto pubblico. Che ne pensa lei del ripristino del doppio senso? Va bene, stamattina i vigili urbani me ne hanno fatto andare due camion. In che senso? Ci spieghi meglio? Non vanno a fermare i camion, non vanno a fermare nessuno. Camion che devono scaricare la merce qua? Noi come dobbiamo vendere? Noi paghiamo tasse, paghiamo spazzatura, paghiamo tutto. Quindi questo ripristino del doppio senso a voi danneggia? Danneggia uno schifo. Ma c'è più traffico, meno traffico? Sta traffico e poi i vigili urbani danno proprio fastidio, gli dovete dire al sindaco che si dà una regolata con i commercianti perché non andiamo bene. Prima non era così? Ma non era così, si fermavano i camion, si fermavano le macchine, ma adesso è proprio un caos totale. Quindi la richiesta dei commercianti di Sant'Antonio qual è? No, è da ripristinare come stava, perché è solo traffico e non si cammina proprio. A mio avviso il doppio senso ci voleva perché una strada primaria come questa... Senso unico non andava bene. È scorrevole. In tutte le ore della giornata? Ma sì, ma la gente si sta abituando. Per me va bene il doppio senso. Per me è meglio perché salgo e scendo senza farmi il giro della, tutto il paese. Quindi funziona? Secondo me sì, bisogna aspettare. Che ne pensa del ripristino del doppio senso? Diciamo che va bene. All'inizio è un poco più trafficato, però scorre bene. Quindi c'è meno traffico di prima? Penso di sì. Che ne pensa del ripristino del doppio senso? Solo confusione. Perché? C'è più traffico? C'è più traffico, sì, senz'altro. Lei l'ha già sperimentato? Io abito qua da 60 anni, quindi... Secondo me è una cosa positiva. Poi il tempo di imparare e ricordarsi che è stato cambiato. Anche stamattina, è normale che il primo giorno nessuno... C'è più caos. Giusto, però adesso... Grazie a Dio, veramente tutto bene. È buono, soltanto la gente si deve un po' più, diciamo, organizzare, però è buonissimo. Per me è la stessa cosa. Più traffico, meno traffico? Per me sto volendo meno traffico, va bene. Quindi funziona, è scorrevole? Per me sì. Il traffico sembra essere uguale, c'è da vedere. Adesso... È presto per dirlo. Sì, è presto per dirlo. Chi ha fatto questa scelta sicuramente... Avrà studiato, non so, qualcosa. Quindi Il sindaco e ci fidiamo, dai, mettiamola così, speriamo bene. Non ho trovato nessuno in doppio. Io siccome abito in periferia, rispetto alle altre volte che impiego un'ora dalla periferia ad arrivare al centro, ho impiegato 25 minuti. Quindi meno traffico e i tempi di percorrenza si sono ridotti. Assai per me, molto assai, nonostante che sto con il motorino. Però ho verificato, non ci sono in doppio da nessuna parte. Dobbiamo aspettare un attimo, dobbiamo renderci conto che ci vuole tempo. Certamente i primi giorni sono più caotici. Sono caotici, però io credo che come era anche prima, perché prima era così, credo che dobbiamo aspettare per avere poi risultati. Aspettiamo altri 2-3 giorni e vediamo un po' il traffico come ci possiamo regolare. Io mi lamento per la scarsa presenza di giardinieri e spazzini, perché sì, vogliamo fare bella la nostra città mettendo il doppio senso, facendo senso unico in alcune zone, però abbiamo una città molto abbandonata a livello di piante, di giardini. Sì. Questo, soltanto di questo. Dopo quasi 20 anni più o meno ci eravamo abituati e adesso torneremo di nuovo indietro con le vecchie abitudini. All'inizio sarà sicuramente drastica perché la gente talvolta guida, va in automatico e quindi far ritornare di nuovo alle vecchie
abitudini gli automobilisti non sarà cosa facile sicuramente. Più traffico o meno traffico? Ma sostanzialmente più traffico secondo me. Per me più traffico, sì. Specialmente sull'arteria principale, questa qui che è la nazionale che va verso il Purgatorio. Sì, più traffico. Riscontra una maggiore presenza di vigili urbani in questi giorni? Sì, decisamente sì, ma era inevitabile oltretutto, ma proprio per non confondere le idee ancora gli automobilisti più di tanto, sinceramente la loro presenza è dovuta a questo. Se è fatta per migliorare, per snellire e per agevolare anche noi automobilisti, ben venga, vedremo. Quindi è una questione di tempo? Penso che sia solo una questione di tempo e di disciplina, soprattutto di disciplina.